Ecco, è anche caduta la telecamera in questo momento, fantastico. Però, il bello della diretta è che Bravo. non è una diretta, però. Esatto. Sono Ciao. per la prima volta lontanissimo da casa, pur rimanendoci, perché adesso facciamo un po' di confusione. Sono dalle parti di Ravenna, io sono Diego Ravenna, sono un fotografo di San Genesio, sono in veste di hacker photographer, visto che sono in compagnia del mio community manager Marco Zammarchi e della sua fedelissima aiutante Jessica Gavino. Ciao ragazzi, sono Ciao, emozionatissimo. ciao Diego. Diego, non sono Allora, l'aiutante, sono la socia hai perfettamente ragione, però volevo dirti, dello studio di scusami. media, eh? No, Va bene, scherzo, mi metto le scherzo. mani così, me le puoi bacchettare, vai. No, dai, sto scherzando, sto scherzando. Allora, io sono onoratissimo di avervi qua nella mia stanza, nel mio studio. Guardate che tamarrata, È questo ordinatissimo, studio. eh? Sì, Complimenti. sì, Grazie. infatti, è bello. Adesso facciamo una magia, mi metto un po' a nudo, come si suol dire, e vi Ah! faccio vedere lo stato di fatto del mio studio fotografico. Si è Carrambate. trasformato in una homeschooling per la gioia di mia moglie insegnante e per la gioia dei miei figli che studiano ancora elementare. Zammarchi mi ricorda qualcosa, mi ricorda il primo studio nel vecchio negozio, quasi. Ci sta, ci sta, ci sta. Beh, devo dire che per essere a casa e con i bambini c'è anche un ordine Infatti. esagerato, Diego. Va bene, va bene. Allora, io ho avuto il piacere di conoscere Marco e Jessica e tantissimi altri professionisti. Che giorno era? 10 gennaio? 10 e 11? 11, sì, tu sei stato sul 10 se non ricordo male. Bravo. Io sono stato su soltanto il 10 gennaio a Bologna. Eravamo una sessantina, cinquantina di professionisti e con degli ospiti stellari, tra cui Francesco Brunello, Linda di matrimonio.com, Linda Marengo, e Alessio Guazzini, soci ancora di Marco. Helen Zammarchi, che è la moglie di Marco, altra fotografa bravissima di Family. Insomma, abbiamo fatto quello che si chiama il botto. Io ero contentissimo. Sì, è stata secondo me un'esperienza positiva perché siamo riusciti a condividere tra di noi delle esperienze in ambito fotografico importanti, esperienze di cambiamento su quello che di bello si può fare ancora nel settore della fotografia, che secondo me è in una seconda rinascita da quando è arrivato il digitale perché appunto si scatta molto molto di più e le persone paradossalmente hanno molto più bisogno di noi professionisti per migliorare la qualità anche delle immagini che scattano loro. Quindi il nostro ruolo di fotografi, se siamo bravi a trasferire questo messaggio, è un ruolo molto molto importante. Salute Jessica. Grazie. In questo periodo non è bellissimo, però mi è scappato, ragazzi, scusate, Ma tanto sono qui è da sola bello della diretta nel mio che non è una studio. diretta. Marco, hai centrato Esatto. subito una cosa che mi sta tantissimo a cuore, poi cedo un pochino di parolina anche alla Jessica, che è bravissima. Perché io ho sempre pensato che la fotografia non fosse in crisi, non sapevo dire un passettino dopo, però se tu la vivi come dici, come insegni tu da un punto di vista imprenditoriale, secondo me ce la fai, devi solo impegnarti, ce la devi fare, ma ce la si fa. Jessica, sto zitto, ti cedo un pochino di tempo, cara. No, no, beh, hai perfettamente ragione a quello che dici. Secondo me manca una componente fondamentale, ci vuole passione, nel senso che comunque, secondo me, scusate, ma mi chiamano continuamente. Dicevo, secondo me, il nostro lavoro è come prima cosa che ci deve essere è sicuramente la passione. Grazie a questo sono convinta che poi, con un atteggiamento imprenditoriale, qui è bravissimo Marco a aiutare, insomma, chi magari non ha questo mood, si possano fare veramente grandi cose nel nostro settore. Fico. Tu ne hai Concordo. fatta una grandissima, perché se siete qua, se siete stati catturati nella mia voglia di procedere a questo progetto di intervistare persone, è perché mi hai dato lo spunto tu, Jessica. Però ho interrotto Marco, vai Marco.
No, concordavo al 100% con quello che diceva Jessica, nel senso che il preambolo che ho fatto io sul fatto che ci sono molte più foto scattate e molto più necessità e sensibilità di lavorare sulle immagini, ma non solo immagini, anche video. Oggi anche le persone sono diventate dei gran videomaker a 360 gradi, però se dal punto di vista di noi professionisti manca la passione, cioè se quando andiamo a un matrimonio non abbiamo la voglia di condividere le emozioni che vive la sposa, non ci mettiamo nei suoi panni, oppure quando fotografiamo una mamma non riusciamo a immedesimarci in quello che lei vive nella sua prima gravidanza, seconda gravidanza e così via. Ecco, se manca quella base lì, come dice giustamente Jessica, è meglio fare un altro lavoro, perché dopo lì ricadiamo nel solito discorso di non c'è mercato, c'è crisi, le persone non hanno. Bravo, esatto. Infatti il motivo per cui è stato fatto poi quel video a cui fa riferimento Diego nasce proprio dalla passione che noi abbiamo per il nostro lavoro. E ti racconto brevemente poi come è venuto fuori, nel senso che in un weekend un po' di passami il termine, di malinconia, di depressione per quello che stava succedendo, veramente mi sono trovata in un weekend dove avremmo dovuto avere dei matrimoni a casa e mi è venuta appunto nostalgia del nostro lavoro e del fatto che comunque noi abbiamo un lavoro bellissimo perché partecipiamo a uno degli eventi più belli di una coppia e quindi è un evento proprio importantissimo per la vita di ognuno di noi. E quindi avevo sotto mano queste bellissime riprese fatte tra l'altro all'ultimo matrimonio prima della chiusura totale perché era il 7 marzo e ti giuro che le ho guardate con nostalgia e vedere però questa coppia così felice mi è venuto appunto da fare questo video con queste parole un po' di speranza perché comunque siamo tutti consapevoli che è un momento che sta durando parecchio e probabilmente durerà anche più avanti, ma non si fermeranno sicuramente le emozioni, non si fermerà l'amore e quindi non si fermeranno i matrimoni e di conseguenza anche il nostro lavoro non si fermerà. Io non so come ringraziarti per tutto quello che hai detto, perché comunque mi descrivi in tutto e per tutto del come io vado al giorno del matrimonio. Cioè io sono tirato come una corda di violino, agitatissimo, ho voglia di scattare come un pazzo, di essere invisibile allo stesso tempo, di essere lì con loro. Ah, io non potrei fare altro. Vabbè, sentite, bando alle ciance. Vediamo se riusciamo a fare sta cosa del condividere il monitor. Attenzione, no, eccolo qua. Abbiamo sognato, desiderato così tanto il nostro giorno. Dopo anni stavamo per realizzare il nostro sogno e lo abbiamo immaginato per ore. Abbiamo scelto il nostro meraviglioso abito e ci siamo sentite tutte principesse. Abbiamo stabilito tutto in funzione di questa data e continueremo ad organizzare tutto perché tutto si realizzerà. Se ci sarà bisogno, cambieremo data. Cosa importa? Ma il nostro momento arriverà e sarà ancora più bello, più magico e più intenso. Durante tutta la giornata penseremo, ce l'abbiamo fatta. I matrimoni del 2020 saranno feste vere, saranno feste per tutti, perché tutti non vedranno l'ora di venire e di festeggiare insieme. E un domani potremo raccontare ai nostri figli che il nostro amore ha vinto anche un'altra battaglia. Restate a casa. Rivederlo insomma, mi fa sempre venire un po' di brividi, perché comunque le cose che ho detto penso siano vere, nel senso che quando si potrà ritornare ad abbracciarci sarà veramente una festa. E sappiamo benissimo che il nostro lavoro. Va bene, nessuna paura, sappiamo che ti hanno chiamato.
Brava, che era tra l'altro la proprietaria della villa in location. Insomma, dicevo che quando tornerà questo momento festeggeremo con ancora più voglia sicuramente, perché insomma è un momento che sta iniziando a mancare veramente, veramente tanto, e sappiamo che comunque il nostro lavoro è legato a un insieme di persone, quindi sarà difficile all'inizio la gestione del nostro lavoro, però sono convinta che si sistemerà, insomma, bisogna veramente avere fiducia e pazienza. Sì, ma a me è piaciuto tantissimo questo video, perché mi dà la possibilità di aprire le porte del mio studio con la stessa lunghezza d'onda, la stessa intensità con cui sono ancora aperte con questo video qua, capito? Cioè, arriva certo. Talmente qui che non puoi dire altro che ok, è bellissimo. Marco, è un messaggio di speranza, giusto? Assolutamente sì. Marco? Sì. Sì, io volevo aggiungere che secondo me questo video qua ha un obiettivo ben chiaro per le clienti del nostro studio, le clienti del tuo studio, parlo di clienti future, le clienti di tutti gli studi fotografici italiani e non solo, cioè quello di mandare un messaggio di speranza, di non avvilirsi, perché capisco benissimo che anche le ragazze che vogliono venire a sposarsi da te, Diego, sono un po' stordite, spaventate, perché già mettiamoci nei panni di una sposa che si sposa una volta sola nella sua vita, generalmente, no? Nella maggior parte dei casi. E al matrimonio lei si affaccia senza sapere esattamente che cosa accade, perché l'ha visto forse in televisione dalla sua migliore amica, ma non l'ha mai vissuta come emozione in prima persona. E questa situazione di incertezza che pervade tutte le spose senza il Covid, a maggior ragione adesso che c'è questa situazione così difficile, fa sì che noi dobbiamo rassicurare le nostre clienti, far capire che comunque si tornerà a una normalità e che è il momento giusto anche adesso di scambiare due chiacchiere, perché vedi, anche tu adesso sei a casa, hai tempo, magari nelle altre occasioni ti vedo sempre in giro a scattare come un matto per aziende, per famiglie, insomma, sei molto impegnato. Quindi secondo me, per le ragazze che desiderano avere un'idea di quello che è il tuo modo di lavorare e anche due o tre consigli un po' da zio, no? Chiamiamo così, da amico maggiore, da zio... Mi sei già passato, perché anch'io 10 anni fa mi sono sposato, ho vissuto le stesse emozioni loro e adesso ho il privilegio di poter riraccontare un'altra volta. Anzi, Marco, quello che mi hai detto mi fa venire in mente una cosa che ho pensato dopo il nostro bootcamp, e tutti i vari momenti di formazione, perché devo dire che voi siete sempre presenti tutti i giorni con un contenuto nuovo a formare me e tutti gli altri colleghi. Una cosa che mi è venuta in mente è che io dovevo mettere come 5 punti del perché potessero perché dovevano star con me, perché mi faceva piacere fotografare il loro matrimonio. E il primo è venuto fuori dopo un frullamento in testa è stato che io in ogni matrimonio che racconto, che ho la fortuna, il privilegio di raccontare, perché è vero che lo faccio per lavoro, vengo pagato, ma è una fortuna, è che ho la possibilità di raccontare un pezzettino di me in quella storia. Magari non è una cosa stellare, ma è un granellino di me che lasciamo dentro ad ogni delle 4.000 fotografie che portiamo a casa quel giorno. E che lavoriamo apposta per i nostri clienti, che per i miei clienti, per i miei sposi, e che consegno subito dopo. Hai detto una cosa bellissima, dove io mi ci ritrovo, perché tutte le volte che consegno le foto, quando vedo magari quella lacrimuccia che cade dalla sposa, magari quando vede una bella foto con la sua bimba, con la sua mamma o col suo marito, mi rendo conto e dico, cavolo, che bella emozione che ho regalato, come dici te, mi sono fatta pagare, però il nostro lavoro ha quel che in più che secondo me ha un valore veramente bello, molto, molto bello e molto importante, quindi non è soltanto un lavoro che ci dà comunque da mangiare, ma è anche un lavoro fatto col cuore, e quindi torna sempre il discorso della passione che è fondamentale nel nostro lavoro. Assolutamente. È vero. Marco? Io volevo aggiungere che secondo me poi la caratteristica principale che ha
un wedding photographer, è quello di anche immedesimarsi nei figli di queste coppie che magari quando saranno adolescenti o ancora più avanti vedranno le nostre fotografie, cioè le nostre che abbiamo scattato noi. E allora, quando tu ti immedesimi in questo ruolo qua, capisci quanto è importante il nostro lavoro, perché noi siamo i nuovi cantastorie, i nuovi Ovidio, i nuovi Virgili. Una volta c'erano i grandi scrittori, poi ci sono stati i grandi pittori, adesso ci sono i grandi fotografi, e fotografi come noi che, senza dover essere grandi e famosi, però nel nostro piccolo raccontiamo la storia di una famiglia. Vero. Hai detto bene, perché... Scusami Diego, ti stavo interrotto, dimmi di pure. È che ho avuto una sposa a cui tenevo particolarmente, non so, era nata un'intesa particolare, e Sara. E tra l'altro era anche abbastanza indietro, come era, forse sarà stato tipo il 10° matrimonio che facevo, no? E ho cominciato a chiamarla Beatrice, lei mi fa: ma perché mi chiami Beatrice? Perché io sono Dante. Bello. Comunque, no, mi avete fatto venire in mente una cosa che effettivamente... Possiamo invitare tutte le persone che hanno in mente di sposarsi nel 2020, nel 2021, 2022, nel 2030, perché noi saremo ancora qua, vaffanbrodo, per essere un minimo fine, e se vogliono contattarci, contattare me, contattare voi, per fare due chiacchiere sul matrimonio, io sono disponibile. Se vogliono farsi vedere, va benissimo, se vogliono stare a telefono, sono solo contento di sentire una chiacchiera così, che per gettare... l'ostacolo, buonanotte, l'ostacolo oltre il cuore, perché noi il cuore lo tengo qua, sì, sì. E ve lo lancio a voi. E l'altra cosa bella che mi veniva in mente è che, proprio come dicevi tu Marco, noi costruiamo i ricordi, e i ricordi non devono essere solamente virtuali, ma devono essere anche reali. E quindi mi veniva in mente che, tra l'altro, lo farò, non ditelo a nessuno, lo farò come regalo di nascosto a mia moglie, gli faccio un album sui nostri 10 anni di matrimonio. Bello. Però se invece le altre persone, i miei sposi o anche altri sposi, hanno piacere a vedere cosa si può fare a livello di album, io sono disponibile. Di sicuro ho voglia di fare gli album dei miei sposi, che magari tra una cosa e l'altra si dimenticano sempre. Ce li avevo lì, anch'io. Voi magari siete più strutturati, perché in The Media siete tanti. Qua a scattare c'è Diego, a fare gli album c'è Ravenna, poi c'è anche io, e poi c'è il fotografo di famiglia che è Diego Ravenna, e poi c'è anche Ravenna Diego, che però è in ferie al esatto. Beh, comunque a fare gli album ci sono io, quindi ti posso dire tranquillamente che hai detto una cosa molto, molto importante, perché adesso che siamo tutti a casa, in realtà io ho consigliato a tutte le mie coppie, ma ti parlo anche di coppie degli anni scorsi, a magari riguardare le foto del loro matrimonio, che comunque è uno dei ricordi più belli della vita, ed eventualmente valutare la possibilità di stampare un album, perché, come ben tu sai, ce ne sono tantissimi, di svariati prezzi, di svariati formati, quindi insomma veramente ce ne sono un po' per tutti, quindi è una cosa buona che puoi fare innanzitutto anche te, per un po' ritornare nel mondo del matrimonio e quindi non avere la malinconia delle foto che non ci sono, perché così ti metti a post-produrle, e magari dai comunque un servizio alle tue coppie che probabilmente non ci stanno neanche pensando a questa cosa, quindi fai bene a suggerire di farlo. Oh. Sì, io vorrei aggiungere poi, peraltro, una cosa che commentavamo stamattina assieme, che qual miglior momento per adesso, dopo aver dipinto il gazebo fuori casa, aver sistemato gli abiti invernali, aver risistemato la cucina, la sala, pulito ogni angolo di casa, magari un po' di tempo ce l'abbiamo, perché anche noi abbiamo fatto il giro della casa 2 volte a casa mia, e allora per chi non ha ancora fatto l'album del matrimonio o ha fatto un servizio family da te, insomma, e non ha mai fatto nulla, potrebbe riaprire una bella cartellina e decidere di farsi aiutare da te, Diego, per fare l'album del matrimonio, oppure la famosa stampa da mettere, come abbiamo qui dietro noi, nella testata del letto, ad esempio, insomma.
una marea di tempo e una marea di occasioni per fare quelle robe che non riusciamo mai a fare. Questo è un po', secondo me, il suggerimento chiave che io darei a un cliente del tuo studio fotografico in questo momento. Yes! Sapete, volevo soltanto chiudere raccontandovi due storie di clienti dell'ultimo secondo prima di tutto questo casino. Dopo il video di Jessica prendo il coraggio a due mani e chiamo una coppia di sposi e gli dico: «Uè ragazzi, come state? Cosa avete?» Cioè, la discussione comincia, allora come state? La data si avvicina. «Sì, noi non abbiamo ancora deciso, siamo fiduciosi. Senti, però intanto volevamo fare due regali dei nostri testimoni. Una è incinta, gli regaliamo le foto maternity, e l'altra gli regaliamo le foto col cane, perché ha visto le nostre foto che ci hai fatto col cane in studio da te e sono piaciute tantissimo». Fantastico. E io sono rimasto friggerato. Poi mi fa: «Pronto? Sì, sì, un attimo, mi devo riprendere». Quindi questo vuol dire che comunque io non gli ho ancora fatto... Sì, gli ho fatto un po' di cose, hanno visto un po' di lavori, ma cioè non sono ancora partito a lavorare con loro, capito? Gli ho fatto un po' di engagement perché avevo voglia di scattare con loro, perché... però non ho fatto niente. Questo mi ha lasciato sbalordito. Beh, questa è una bellissima cosa. Dare un po' come sento dagli altri. Jessica, finisco subitissimo. Una mamma arriva qui, vuole fare le foto maternity e poi le foto newborn. Ho detto: «Sì, sì, va bene, non c'è problema». Adesso era già, si sentiva già che però le cose non andavano bene. E lei mi fa: «Guarda, non faremo le foto newborn, però appena si può vieni a casa nostra che ci fotografi col bambino, chi se ne frega del newborn, facciamo una cosa super spontanea». Guarda, volentieri, l'ho rilanciata anch'io questa cosa con un'altra mamma, per cui... Boh, tutto questo carico di voglia di fare foto e di lavorare e creare emozioni, secondo me la gente ne ha proprio bisogno tanto in questo periodo. Vero. Sì, non solo quello, però quello che stai dicendo, Diego, è proprio una dimostrazione che queste persone hanno capito la passione, il tuo valore, e quindi è per quello che appunto lo riconoscono chiedendoti comunque altri servizi, addirittura regalando i tuoi servizi a persone a loro care. Quindi insomma, questo veramente... è una conseguenza di quanto tu ci metti il tuo valore e la tua passione in questo lavoro, quindi bravo, veramente. Grazie. Bravo Dieghito. Uè, io devo salutarvi perché ho un impegno alle 15 e praticamente siamo qua. Allora, volevo ringraziare Jessica, grazie dello studio di media, e del suo aiutante Marco Zamarchi. Yes, voglio Jessica, un sacco di bene. Bagni, quando c'è bisogno di pulire i bagni io ci sono. Ma non ho fatto la foto, perché per annunciare il video io faccio sempre la foto. Oh. Bello, bello. Grazie Diego. Molto carina come cosa. Ciao. Grazie Diego, ciao. Quando hai bisogno di qualsiasi cosa siamo qua. Un bacio a tutti, ciao. Ciao.